È invece un'offerta di valori che vuole aprirsi al mondo per cercare soluzioni legate allo sviluppo insieme. Penso che fosse importante per cercare di smontare quella narrazione che vorrebbe, come dire, l'Occidente contro il resto del mondo. Non è così e credo che questo approccio sia stato confermato durante la presidenza italiana. Sono orgogliosa che un racconto completamente diverso sia stato fatto proprio sotto presidenza italiana. Abbiamo vissuto ieri una giornata straordinaria, io diciamo non ho difficoltà a definirlo un momento storico con la presenza del Pontefice, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza per il grande regalo che ci ha fatto ieri, non solo partecipando al vertice, era la prima volta in quasi 50 anni di storia del G7 che un pontefice prendesse parte ai lavori. Lo voglio ringraziare per questo, lo voglio ringraziare chiaramente per averci regalato il suo preziosissimo punto di vista sul tema dell'intelligenza artificiale e anche per il rispetto che ha dimostrato rimanendo oltre 3 ore ad ascoltare gli interventi di tutti i leader in una sessione che era molto lunga. Io l'ho trovato un messaggio straordinario e davvero sarò eternamente grata al Santo Padre per questo regalo davvero importante che ci ha fatto, per questo messaggio straordinario che ha voluto mandare. Veniamo ai contenuti.